Questa volta il tempo non ha tradito gli organizzatori della passeggiata per il Burkina Faso. In tanti, grandi ma soprattutto bambini al nastro di partenza, con scarpe da tennis ma anche passeggini, pattini a rotelle. L'importante è esserci per stare insieme e dare un forte segnale di solidarietà. Non avevo nessun dubbio che stavolta facevamo la passeggiata. Tutto quello che facciamo è gratuito, c'è un'offerta volontaria, si acquistano i biglietti della lotteria da un euro e prendono il pettorale per partecipare alla passeggiata. Si partecipa alla passeggiata che non è assolutamente competitiva. Solo per i bambini, 800 metri, sarà uno spettacolo come sempre. Invece per i più grandi? Per i più grandi la passeggiata si snoderà su 6 km lungo le vie cittadine. Abbiamo ricevuto una bellissima sorpresa, due dei bambini che noi abbiamo in affidamento al centro di Danzee, perché noi in Bobo-Dioulasso lassù abbiamo un centro di accoglienza appunto per bambini di strada e per ragazze madri. E le nostre missionarie, Grazia e Patrizia, che vivono in Burkina Faso stabilmente, sono riuscite con la giustizia insomma a portare i bambini in Italia e far fare un periodo di vacanza qui con noi. Quindi oggi saranno presenti, parteciperanno alla corsa perché vogliono gareggiare anche loro ed essere veramente presenti concretamente a questa giornata. L'obiettivo erano 10.000 euro, ad oggi abbiamo già raccolto 14.000 euro, quindi considerando che noi abbiamo biglietti da un euro e le donazioni che la gente generosa ci fa, abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo. So che abbiamo già raggiunto grandi cifre, per cui questa Maison des Poussins si realizzerà finalmente, la nostra casa dei pulcini per i bambini di Sossorobugu. Sossorobugu è un quartiere poverissimo di Bobo-Dioulasso, che è la seconda città del Burkina Faso. E Sossorobugu nella lingua locale vuol dire la terra di chi vive accovacciato sulle ginocchia, perché non possiede neanche uno sgabello su cui sedersi, per cui è veramente uno dei quartieri più poveri, dove porteremo questa ventata di gioia per i bambini di strada, per i bambini che non hanno famiglia,